è venuto ad accompagnare sua figlia per il vaccino, è 13 anni. Come mai ha deciso di vaccinarsi? Perché dobbiamo farlo tutti, dobbiamo vaccinarci tutti, compresi i bambini, così poi quando adesso farà il richiamo a settembre, quando va a scuola, è coperta e speriamo che evitino la DAD. La avete scelto subito o avete visto che appunto c'erano delle restrizioni col Green Pass e quindi avete pensato? No, io ho già la doppia vaccinazione da tempo e lei appena è stato possibile ci siamo prenotati. Nessun dubbio, quindi nessuna titubanza? I vaccini sono sempre vaccini, però insomma c'è tutto il mondo che si vaccina e quindi non dobbiamo fare tante filosofie più o meno assurde, ci si vaccina tutti e andrà tutto meglio per tutti. Tanti ancora però non si vogliono vaccinare. Questo è un peccato perché dopo alla fine sono tutte cose che ci cascano addosso a noi. Oggi per esempio c'era un sacco di gente della mia età che è venuta a vaccinarsi adesso per lo spauracchio, io ho aspettato 3 ore per comprare loro. Ecco, tanto per dirne una. Certo, benissimo. Ecco. Suo nome e cognome? Io sono Luca Pavanello. Luca Pavanello, sì. Benissimo. E che classe fai? Devo andare in terza media. Terza media, benissimo, grazie. E il tuo nome? Maria Sole Pavanello. Maria Sole, grazie. Perché voglio che torni a scuola in presenza e che insomma si ritorni un po' alla normalità. E lei ha scelto dopo che ha visto che ci sono queste limitazioni col Green Pass e ha paura che si estendano? No, lui ha fatto la seconda dose. Per cui... Avevate già scelto, quindi sì, quanti anni ha? Ha 12 anni e 10 mesi. Quindi proprio appena non è mai stata titubante, ha subito scelto, anche voi tutti in famiglia vaccinati. Benissimo, ok, grazie. Buongiorno. Ah no, scusi, il suo nome? Principalmente per il Green Pass, perché poi lo richiedo ovunque, poi parlando con amici che ho, non fanno il medico, qua di un mio amico, consigliato anche lui che è meglio vaccinarsi e, piuttosto che evitare che non ci sa ancora cosa succede poi una volta col passare del tempo col Covid. Esatto. Ma quindi, se non ci fosse stato il Green Pass tu ti saresti vaccinato o avresti aspettato? L'avrei fatto comunque, era un po' titubante, però l'avrei fatto comunque. E tu quanti anni hai? 25. I tuoi amici, più o meno i tuoi coetanei? L'hanno fatto quasi tutti? Sì. Dopo il Green Pass? O... No, anche prima, ma per motivi lavorativi anche, perché comunque la maggior parte dei miei amici comunque si spostano per il lavoro e quindi hanno, insomma, hanno dovuto farlo, è esatto. Giusto secondo te il Green Pass oppure è una, alcuni dicono che è una limitazione della libertà personale, cose di questo genere? È giusto perché se lo fanno alcuni devono farlo tutti, perché sennò poi alla fine non serve a niente. Esatto. Quindi per quello. Benissimo, tu che lavoro fai? Lavori? Io sono in Amazon, lavoro in Amazon. Ti richiedevano il vaccino? No, non lo richiedevano, però l'ho fatto perché... Non si sa poi. Più avanti magari. Esatto. Perfetto, grazie. Tu hai il tuo nome e cognome? Tudor Mirzak. Tudor? Mirzak. Mirzak con la K? No, con la C. Mirza, come lo dici? C'è. Ok, perfetto. Allora, due figlie questa mattina qua a vaccinarsi. No, la prima, quella di 19 anni. Quella di 19 anni. Ha scelto di vaccinarsi per il Green Pass, le restrizioni? No, perché lo ritiene giusto e perché ovviamente poi hanno una vita sociale in cui c'è uno scambio di possibilità di vaccino, cioè di contagio. E i suoi amici? La maggior parte si è vaccinata e tanti si stanno vaccinando adesso per il discorso Green Pass. Questo Green Pass quindi sta avendo effetto sui giovani? Sì. Hanno paura di rimanere a casa, esclusi? Sì. Quello di 15 anni avevo scelto di non vaccinarlo, mi toccherà vaccinarlo se no non fa più rugby. E perché aveva scelto di non vaccinarlo? Perché sono farmacista, il vaccino negli under 16 non era stato testato se non fino a poco tempo fa e quindi ho paura, devo dire la verità, non sono favorevole a vaccinarlo, ma mi toccherà. Perché lui vuole fare rugby, quindi... No, perché io voglio che abbia una vita sociale, se no veramente l'Italia non fuori. Però o mettiamo un obbligo vaccinale per tutti, però loro andranno a scuola, ma c'è una fetta di insegnanti che non è vaccinata. Secondo non lei sarebbe giusto... Sarebbe giusto che gli adulti si vaccinassero tutti. I ragazzi magari, anche perché non si sa quanto vale questo vaccino, quindi fra qualche mese siamo appunto a capo. Io dubito che a settembre rientrino tutti a scuola e non siano una bella parte in DAD. Com'è stata la DAD per suo figlio? Ne avevo due in DAD, una che faceva la maturità e l'altra in prima. È stato,
cioè se i genitori non hanno la possibilità di avere due computer e un accesso limitato a internet, diventa pesante. Diventa pesante. E anche stare a casa per loro è stato pesante. È stato pesante perché dovevano gestirsi gli spazi in due. Andavano allo stesso liceo, una è appena uscita, quindi. Benissimo. Il suo nome? Laura. E il cognome? Mirandola. Mirandola, ok, grazie.